Buongiorno, buongiorno, oggi è lunedì 8 dicembre, questa è la rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione. Sarà una giornata all'insegna del cielo variabile, la tendenza comunque è quella ad una certa stabilità fino a questa notte. Con l'aiuto della regia diamo un'occhiata a un'immagine che ci arriva dall'Alta Val Venosta. Questa è la zona di Solda, vedete quanta neve è caduta in quota nelle ultime ore. Si attendono nevicate anche ad iniziare da questa sera. Il limite della neve sarà intorno ai 700 metri, con quote anche più basse nelle valli laterali. Domani sarà una giornata di cielo perturbato con un abbassamento notevole delle temperature, un miglioramento che comunque è già atteso ad iniziare dal pomeriggio. In regia oggi abbiamo Massimo Moro, con il suo aiuto diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola. Per la cronaca altoatesina troviamo solamente il quotidiano Alto Adige, poi vedremo i quotidiani a livello nazionale. L'Alto Adige, che dedica la sua prima pagina a Limi, caos sulle seconde case Bolzano, proteste per le aliquote sulle cessioni gratuite. In apertura ci si occupa di una notizia che vedremo tra poco anche nel dettaglio: i carabinieri a Stelvio hanno denunciato due cacciatori, avevano allestito, pensate, una macelleria clandestina, una macelleria dedicata all'attività dei bracconieri della zona. Sempre per quanto riguarda la cronaca locale, andiamo a vedere alcune notizie proposte dal nostro sito di informazione goinfo.it. Vedremo tra poco anche sulla carta stampata. A tenere banco è il mercatino di Natale di Bolzano, ma di tutta la provincia di Bolzano, compresi anche mercatini della provincia di Trento. Una vera e propria invasione, quella di ieri, si preannuncia una replica. Oggi 70.000 persone stimate ieri presenti in Piazza Walter, inevitabili alcuni disagi anche per la circolazione, soprattutto nel pomeriggio. E a proposito di circolazione, le forze dell'ordine allertano la popolazione riguardo il rientro di oggi. Si attendono lunghe code su tutte le vie della provincia di Bolzano. Grande festa anche in Valpusteria, a Brunico 10.000 persone hanno assistito alla festa dedicata al Krampus. Tutto questo nel fine settimana, 10.000 presenze nella cittadina pusterese per assistere ad una delle tradizioni più famose della provincia di Bolzano. E ancora con il sito goinfo.it andiamo a vedere appunto quali sono gli sforzi delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, polizia municipale, per garantire la sicurezza. Vedete una foto per testimoniare l'intervento dall'alto della polizia di Stato per monitorare la situazione del traffico, soprattutto lungo l'autostrada del Brennero, ma interventi ovviamente anche a terra per cercare di scongiurare gli episodi di microcriminalità. Con l'aiuto della regia torniamo in studio, andiamo a dare un'occhiata allora alle aperture dei quotidiani nazionali. Come nostra abitudine, nel Corriere della Sera, il caso Roma, la traccia dei soldi, gli intercettati, tutto ruota intorno all'inchiesta sulla mafia. Alemanno ha portato contanti in Argentina, lui replica: sono solo bugie. Individuata a Lugano la fiduciaria per le tangenti sugli appalti pagati ai politici. Sappiamo, ieri alla Scala, contestazioni, scontri in piazza, lunghi applausi per il Fidelio operaio, però ci sono stati problemi all'esterno con scontri tra le forze dell'ordine e alcuni manifestanti. Il quotidiano Corriere della Sera dedica spazio ai rapporti non certo rosei tra Italia e Germania, alle critiche di Merkel a Italia e Francia, la replica da parte del governo italiano: basta con le pagelle, la cancelliera deve pensare agli affari interni. Com'è difficile restare vegetariani? Dettagli sulla pagina 29, una ricerca americana: solo uno su cinque resiste a non mangiare carne. In Italia va un po' meglio, uno su tre rispetta i suoi principi. Ancora con la cronaca, ogni lunedì troviamo in edicola il Corriere Economia, i consigli da parte degli esperti ai risparmiatori. Italia bocciata, la scelta della Banca Centrale Europea guida agli investimenti più sicuri. Diamo un'occhiata anche al Sole 24 Ore, il conto delle tasse locali: 466 euro per abitante. Milano è la città più cara, subito dopo vengono Venezia e Roma. Da IMU, IRPEF e rifiuti, le casse dei comuni attendono pagamenti per 16 miliardi da oggi fino al 16 dicembre. La notizia interessa anche la
la nostra regione. Ad esempio, la città di Trento è menzionata in questa ricerca con 453 euro come media per ogni abitante nell'arco dell'anno. Nel 2013 il conto nelle città di Milano, Venezia e Roma è quasi raddoppiato rispetto alla media nazionale, che è di 466 euro per abitante. Quindi il capoluogo trentino è leggermente al di sotto di questa media. Lasciamo allora la cronaca economica. Vi proponiamo tra pochi istanti un video che potete vedere su internet. Lo abbiamo trovato sul sito di Repubblica.it. Protagonista è un altoatesino ormai famoso in tutto il mondo. Questo altoatesino si butta dalle montagne indossando una speciale tuta, la cosiddetta tuta alare. Lui si chiama Uli Emanuele ed è famoso tra Italia, Svizzera e Italia, ovviamente per le sue acrobazie che lo portano a sfiorare, come vedete, le vette delle montagne, ma non solo. Guardate tra qualche istante dove passa questo ragazzo originario della provincia di Bolzano. Letteralmente sfiora un campanile di un piccolo paesino, praticamente planando con la sua tuta alare. Lasciamo allora le immagini che ci arrivano da Repubblica.it e andiamo a dare un'occhiata al dettaglio della prima pagina del quotidiano Alto Adige. Poi, come sempre, andremo a vedere le notizie all'interno, oltre alla macelleria clandestina, oltre ai dubbi riguardo l'IMI sulle seconde case. Anche il quotidiano Alto Adige dedica spazio all'invasione di ieri e l'invasione annunciata di oggi ai mercatini di Natale della provincia di Bolzano. L'Alto Adige stima 80.000 presenze al mercatino e intanto annunciano le forze dell'ordine e le autorità politiche verranno impiantati nuovi alberi per cercare di contrastare lo smog. Ancora con la cronaca, l'autonomia è provvisoria, i timori riguardo il futuro della nostra autonomia, parla Shulian, esponente dell'SVP, non accettiamo lezioni da mafia capitale. Operazione antidroga da parte delle forze dell'ordine, ieri lungo l'autostrada del Brennero, il panettiere della cocaina, un uomo è stato fermato a bordo della sua automobile, aveva con sé 6 kg di sostanza stupefacente. Volontarius, colosso del sociale. Vedremo tra poco i dettagli di questa notizia dalla parte degli ultimi alla guida dell'associazione un ex manager della moda. Come ogni lunedì, anche se è un lunedì di festa, spazio dedicato agli avvenimenti sportivi del fine settimana, buone notizie per l'Hockey Club Bolzano in Serie Ebel, vedremo tra poco. Buone notizie anche per il debutto sulla panchina dei piani della prima donna coach a livello nazionale, buona la prima di coach Fiorani. E poi volley a 2, il Neduda supera anche Vicenza e resta in vetta. Andiamo a vedere i dettagli allora di queste notizie. La notizia che abbiamo letto poco fa in prima pagina, dedicata a una delle associazioni più famose e più attive in provincia di Bolzano, il mondo degli ultimi, Volontarius. Il business sociale vale 2 milioni e mezzo di euro. Alla guida c'è Claude Rotelli, presidente anche di Confcooperative Bolzano. Aiutiamo centinaia di invisibili che vivono nella povertà. Il presidente dice: ho lavorato in diversi settori, dalla chimica fino alla moda, poi l'incontro con Dio mi ha portato a cambiare radicalmente vita e cercare di dedicare le mie energie e la mia professionalità a coloro che hanno più bisogno. Dalla prima pagina, scoperta la macelleria dei bracconieri. Tutto questo arriva da Prato allo Stelvio, ce lo racconta Bruno Pileggi. I carabinieri fermano questi uomini nel parco dello Stelvio. Nel maso, 5 ungulati abbattuti e ben 130 kg di selvaggina già pronta per essere venduta. È stata trovata anche della droga. E come ogni lunedì, abbiamo detto, diamo un'occhiata anche agli avvenimenti sportivi, gli avvenimenti sportivi del fine settimana con la prima pagina della sezione dedicata proprio allo sport all'interno del quotidiano Alto Adige. Vittoria senza confine, il Bolzano batte l'Innsbruck nella Serie Eber e consolida la sua rincorsa verso un posto nei playoff. Come detto poco fa in apertura, buone notizie per coach, per la prima donna allenatrice sulla panchina dei piani Bolzano e poi anche per la pallavolo. Serie A2, emozioni Neruda, vince al quinto set e resta leader della serie. È tutto anche per quanto riguarda il dettaglio del quotidiano Alto Adige. Noi tra qualche istante ci fermiamo per alcuni secondi e poi andremo insieme a vedere che tempo fa nelle prossime ore in provincia di Bolzano. Benvenuti da Uber Bayern.
Abilità manuale, materie prime di qualità e ingredienti locali scelti con cura. Con 11 filiali tra la Val d'Isarco e la Val Gardena, nell'azienda familiare di Laion trovate i migliori dolci natalizi dell'intera zona. Una vasta scelta di biscotti fatti in casa, gustosi zelten tirolesi, sfizioso pan di zenzero e soffici panettoni e pandori di produzione propria. Panificio pasticceria Überbacher, per buon gustai. Scarponi che fanno male? Vesciche? Piedi freddi? Noi abbiamo la soluzione. MM Wundersocks, fatti di un tessuto speciale. Termici, contro vesciche, dolori, cattivi odori, resistenti, senza fastidiosi elastici, adatti per diabetici e con numero di soccorso. Siete in cerca del regalo perfetto? Quest'anno regalate comodità e comfort per i piedi dei vostri cari. MM Wundersocks, adesso anche con speciale confezione regalo. MM Wundersocks, calze che cambiano la vostra vita. Dopo avervi proposto in apertura un'immagine che ci arrivava dall'alta Val Venosta, andiamo a vedere l'imbocco della Val Venosta. Siamo alle porte dell'abitato di Foresta, come sempre lo sguardo in direzione della città di Merano. Questa immagine è stata scattata questa mattina alcuni minuti prima delle 6. Grazie alla collaborazione con gli esperti meteo della provincia di Bolzano, vi facciamo vedere quali sono le immagini che arrivano in diretta dal satellite. Vedete copertura nuvolosa che comunque tende a lasciare spazio al cielo sereno. La grafica per capire quello che ci attende questo lunedì 8 dicembre, in mattinata e nel pomeriggio, come detto, alternanza di sole e nuvole, temperature minime in linea con le medie della stagione, temperature massime intorno agli 11 gradi nelle ore centrali di questo lunedì. Attenzione perché nella serata arriveranno le precipitazioni nevose intorno ai 700 metri di quota, localmente il limite delle nevicate sarà anche più basso, un miglioramento è già atteso comunque nella giornata, nel tardo pomeriggio di domani. Attenzione perché da domani caleranno le temperature con valori sotto lo zero. Io vi ricordo che gli aggiornamenti di queste previsioni sono a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e come sempre anche all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. Alcuni appuntamenti, in particolar modo uno da non perdere anche in questa giornata di festa, la foresta natalizia nel giardino della Forst a Foresta. Fino all'8, cioè fino ad oggi, il Krampus sarà ospite di questa iniziativa. I dettagli sono a vostra disposizione sul sito internet www.forestanatalizia.it. L'indirizzo del nostro sito internet lo conoscete, www.video33.it. Potete rivedere questa edizione della nostra rassegna stampa, le edizioni dei nostri telegiornali, all'interno della Mediateca Online i principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore e, come sempre, aggiornamenti in tempo reale riguardo le previsioni meteo. Lo abbiamo visto in apertura, ve lo ricordo, il sito da non dimenticare, www.goinfo.it, per rimanere aggiornati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Io vi ringrazio, come sempre, per aver scelto l'informazione di Video 33 e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ariete, tutti i tuoi nervi saranno impegnati in una deleteria gara a chi salta prima. In qualche modo dovrai cercare di mantenere il controllo. Toro, oggi hai bisogno di concentrazione e ricorda che le opportunità per coglierle bisogna riconoscerle. Forza! Gemelli, lunedì di passione, grande sensualità. Oggi è impossibile toglierti gli occhi di dosso. Sei attraente all'ennesima potenza. Cancro, sempre attento come sei a non esporti troppo per paure di ferite o colpi bassi, finalmente abbasserai la guardia e sarai una piacevole compagnia. Leone, al lavoro oggi si muoverà qualcosa che, se non a breve, comunque prossimamente potrebbe darti l'opportunità che speri. Vergine, sarai generoso, disponibile e propenso all'ascolto dell'altro. Questa settimana andrà sempre meglio.
Bilancia, non temere, è solo lunedì, giornata che troppo spesso risente del fisiologico rientro al lavoro e del weekend di ore piccole e bagordi di ogni tipo. Scorpione, al lavoro accadrà forse qualcosa che richiederà la tua assoluta concentrazione e prontezza d'azione e di spirito. Supererai anche questa giornata. Sagittario, pondera ogni progetto, evita di accettare lavori cui sai già di non poter dedicare troppo tempo. Il lavoro approssimativo non fa per te. Capricorno, sei distratto, confuso, fissi i tuoi attrezzi da lavoro, che sia un PC o una falce, ed è come se li vedessi per la prima volta, sei altrove. Acquario, inizia la settimana dei buoni propositi, anche se amore e lavoro ti terranno cuore e mente impegnati, è al tuo corpo che devi dedicare tempo e spazio. Pesci, passione travolgente, una fiamma che si accende all'improvviso e che fa cenere di tutto quello che è stato prima.